gente che ormai è priva di tutto. E quando la gente è priva di tutto, che gli togli il passato, gli togli il presente, il futuro, i figli, la famiglia, i soldi, diventa gente pericolosa. Ma è normale, è normale, e fa paura. Oggi ci sono due poteri, quello che c'ha i miliardi e quello che non c'ha più niente e non ha più niente da perdere. E quello che non ha più niente da perdere diventa poi violento, giustamente, perché l'ingiustizia è troppa. Quindi immediatamente noi dobbiamo entrare dentro, mandarli a casa, e la prima cosa da fare è un reddito di cittadinanza per mantenere la sopravvivenza. Ma io l'ho detto là, non lo prendono bene, perché siete sardi. Siete sardi, orgogliosi, non vogliono essere assistenza, avere dell'assistenza, vogliono lavorare. Io ho detto, guardate che questo lavoro, magari fare carbone a 1200 metri, magari ce lo dobbiamo reinventare, nessuno vi fa assistenza, non vi facciamo morire, stai lì, ma poi lavorerai magari per la bonifica, far diventare una miniera, una cosa di turismo, come hanno fatto nel Galles, che arriva... Allora però qui la cosa è lunga, bisogna mettere i mezzi di comunicazione. Io per arrivare da Sassari qua ci ho messo 3 ore e mezza, siamo andati in 4 misterati così col GPS, il GPS che diceva vai via da qua, vai via. Allora bisogna cominciare le ferrovie, la rete, non funzionano neanche i telefoni, vi hanno privato di una cosa che è della conoscenza, eppure eravate 20 anni avanti al resto dell'Italia, perché qui la fibra è stata cablata, il 95% dei comuni sardi aveva la fibra, quando hanno messo il metano, hanno messo la cavatura della fibra, potevate essere connessi tutti i paesi, non hanno messo gli snodi. E allora essere connessi significa avere le informazioni, avere la conoscenza, perché se non hai la conoscenza non sai quello che ti succede. Lì hanno svenduto tutto, hanno svenduto la loro industria, hanno svenduto quello che aveva, hanno svenduto la vita delle persone senza che loro se ne accorgessero. E adesso è macerie. E adesso è macerie. Nessuno ha la bacchetta magica, io non sono andato lì a promettere niente, ho sentito che parlavano, la loro disperazione. Io posso dire, un reddito di cittadinanza subito arriva quello della televisione, che dice, ma dove prendete i soldi? Bene, Gargamella del PD, Gargamella ieri ha detto, ma dove prendo i soldi? Ma che coraggio! Io sono andato, ma l'ho sempre fatto, non in campagna elettorale. Se vi ricordate con la Parma, io andavo per gli stadi, per la gente, a dire non comprate perché vi bruciano il risparmio. Lo sapevo io, ma lo sapevano tutti, ma erano tutti dentro il sistema, marcio. Io gridavo e la Parma era fallita, ma il Monte dei Paschi di Siena, siamo di fronte a due volte la Parma, è il più grande scandalo finanziario della storia della Repubblica. È più grande.